non so come descriverla, è spettacolare. Oggi abbiamo con noi in questo appuntamento nuovo degli UX Writing Talks Mafe De Bagis, che vi presento fra pochissimo, ma credo che, voglio dire, la conosciamo tutti. Una parola su chi è qui per la prima volta. Gli UX Writing Talks sono delle chiacchierate che facciamo in questo formato su Zoom, ma vi annuncio già che dalla prossima volta andremo direttamente in streaming su YouTube, perché è più semplice e perché così più persone possono partecipare. Gli UX Writing Talks sono organizzati dalla community di Microcopy e UX Writing Italia e da Officina Microtesti, che è la mia società che in questo momento sta mettendo Zoom e poi in futuro metterà anche le strutture per andare in streaming. Io direi che possiamo iniziare. Chi è Mafe? Beh, credo che davvero non ci siano parole per raccontarla. È la regina assoluta dello storytelling, è una copywriter, è una content strategist. Per me, ne parlavamo poco fa, è proprio una creatrice di mondi, perché riesce a parlare di linguaggio e di futuro come non lo fa, non riesce a fare probabilmente nessuno, e anche a creare qualcosa che di solito prima non c'era. Oggi ci parla di Valdemort o Sanremo, le lascio la parola e ce lo racconta lei. Grazie, Mate. Scusatemi, un'ultima Grazie. cosa, le piacciono i trattori? E questo è per me veramente il punto in assoluto migliore, perché anche il mio sogno segreto è comprarmi un Landini. Quindi grazie, Mate, per il trattore. Tutte sul trattore inclusivamente. Ovviamente anch'io sono terrorizzata dalla presenza di Alice, ma sarà generosa con la nostra migrazione verso il linguaggio inclusivo. No, grazie Valentina, grazie a tutti. Ovviamente ora sono imbarazzatissima e quindi dovrò cercare di recuperare un po' di equilibrio, perché grazie non solo per l'invito, per questa presentazione, ma anche perché mi sono sentita libera di spaziare un pochino tra mondi, culture, argomenti, spunti, stimoli un po' diversi dal solito, e questa è una ricchezza, cioè una ricchezza che ho sperimentato nella community e insomma nella relazione un po' con chi di voi, con chi ci troviamo, ci confrontiamo, perché mai come quest'anno ho sentito forte il bisogno di tornare un po' indietro al mito, alla leggenda, alle religioni, all'antropologia, cioè a tutto quello che nutre il nostro discorso. E infatti lo spunto di Voldemort, come un po' tu sai chi, colui di cui non si può dire il nome, e quindi comunque un riferimento per dei copywriter abbastanza stimolante, quello di cui non si può parlare, ecco, è proprio perché siamo un po' tra magia bianca e magia nera, quindi tra dark pattern e comportamenti etici e non manipolativi. Insomma, ho deciso di affrontare tutti questi temi a me molto cari, perché io comunque sono convinta che la buona comunicazione sia anche una comunicazione efficace, cioè che la manipolazione non è una buona strategia di comunicazione. Ecco, ho deciso, appunto, ho approfittato di questa possibilità per spaziare un po', e quindi vedrete che mi sono proprio un po' sfogata. Inizio subito perché ho tante cose da raccontarvi, quindi condivido le slide e vediamo i vari mondi che provo a presentarvi, sperando che Zoom mi permetta di avanzare con le slide, ma direi di sì. E quindi partiamo. E partiamo da un riferimento per noi italiani, cioè un riferimento culturale per noi molto presente e anche probabilmente un po' scontato quando si parla di dare i nomi alle cose, che è la Genesi. Come probabilmente ricordate fin dal Catechismo, il Signore Dio fece tutte cose, dicevo, in Tarantino, e poi disse all'uomo di dare i nomi alle cose, agli animali, agli oggetti, agli alberi, alla natura. Ecco, noi siamo cresciuti un po' con questa idea che dare i nomi alla natura, al mondo, è un'attività umana. Recentemente ho scoperto, facendo yoga con Celeste Valenti, che consiglio a tutti perché è una bravissima insegnante non solo di yoga, ma anche di ricerca appunto antropologica di tradizioni, soprattutto indiane, che nella cultura indiana le cose sono un po' diverse e molto più interessanti, perché nella cultura indiana la parola vak, pensate già che bello, no? Vak
è una divinità. È una divinità che preesiste all'universo stesso. Quindi il Big Bang nella cultura indiana avviene quando la parola concentrata esplode e si manifesta in suoni che danno vita alla fisicità. Quindi è uno stimolo per noi copywriter, per noi comunque progettisti, designer, straordinario, ed è il motivo per cui nello yoga le insegnanti nominano sempre le posizioni. Non è un vezzo, come magari si può pensare. Il nome della posizione in sanscrito è filologicamente corretta, perché in questa cultura qui il suono crea la fisicità, crea la materia. È il motivo per cui si fanno tutti quegli strani vocalizzi, anche facili da prendere in giro, perché comunque noi siamo sempre una cultura diversa, l'om, i mantra, i canti, è esattamente questo. Infatti vi ho messo lì nell'angolo proprio la vocalizzazione dei suoni in sanscrito e nella lingua indiana che vibrano, e loro hanno proprio preso questo spunto per costruirci una divinità sopra. Allora, visto che la mia riflessione è proprio sul quanto è importante trovare le parole giuste per dire qualcosa, mi sembrava uno spunto troppo bello per essere vero, e quindi voglio proprio partire da qui. E partire anche da un libro meraviglioso che io ho amato tantissimo e che è anche un trattato di storytelling e di copywriting, secondo me, che è Terramare. Io non so se voi conoscete il lavoro di Umberto Eco, in particolare dell'Umberto Eco a metà tra romanziere e semiologo. Umberto Eco diceva: di ciò di cui non si può teorizzare si deve narrare. Cioè, le cose troppo complicate da spiegare con la teoria, con la ricerca, con lo studio, vanno raccontate. E quindi tantissimi libri, in particolare nella postfazione di Terramare, c'è praticamente un trattato di storytelling, per me sono il più grande insegnamento professionale. Per questo, dicevo, mi sono permessa un po' di svariare, ma sono anche tranquilla nel consigliarvi, quando siete bloccati professionalmente con un progetto, con un'idea, con la propria vita, di andare molto più verso la letteratura che verso la manualistica. Perché tutto quello che io so fare lo prendo da questi mondi qua. E in Terramare, appunto, torniamo alle divinità indiane, torniamo al potere di dare la parola, perché addirittura il potere dei maghi, lo vedremo meglio dopo, è un potere che consiste nel conoscere il vero idioma. E in Terramare, rivelare il proprio nome, il tuo vero nome a qualcuno che ti viene dato, è pericolosissimo. E quindi Voldemort, che è il nostro amico che ci accompagna oggi, è in realtà un lavoro che la Rowling ha fatto molto bene, di ripresa di queste tradizioni, perché appunto l'innominabile, ma soprattutto il vero nome di qualcuno, è la verità, è l'essenza. E quindi noi abbiamo questo, diciamo, questo grande mito di cui ci possiamo nutrire, che ci porta a ragionare sull'importanza di trovare la parola giusta, la parola precisa, e soprattutto, come vedrete, vi anticipo un po' quello di cui parleremo alla fine, la parola che agisce. Alla fine noi che cosa facciamo? Siamo dei copywriter dell'azione, e essere, capire, analizzare dal punto di vista linguistico l'azione linguistica è un po' e dovrebbe essere sempre di più il cuore del nostro lavoro. Torniamo appunto ai maghi di Terramare, che hanno una caratteristica interessante, perché i maghi di Terramare non sono maghi che manipolano la materia, ma loro, parlando il vero idioma, che è la lingua dei draghi, sanno il vero nome di tutte le cose e quindi possono far succedere praticamente quello che vogliono. Muovere i venti, comandare un oggetto, ingannare l'occhio umano, volare, trasformarsi, che è un po' il lavoro che noi facciamo con le parole. E quindi abbiamo questa forma di magia, che è una magia creatrice, è una magia creativa, ma anche creatrice. Arriviamo subito a bomba ai giorni nostri. In che cosa consiste questa magia? Consiste, per esempio, nell'allargare le possibilità sociali spalancando la finestra di Overton, che non so se voi conoscete, ma è uno strumento della sociologia, della sociopolitica americana, che sostanzialmente descrive lo spettro di idee che sono tollerate nel discorso pubblico. Quindi torniamo al
ciò di cui non si può parlare, alle persone di cui non si può dire il nome, al mago troppo potente per essere addirittura evocato, al vero nome noto, per ricordarci che nel discorso pubblico ci sono delle cose che non possono essere dette, che non possono essere probabilmente neanche pensate, come vedremo tra un attimo, ma che non è una situazione statica. Quindi una delle cose su cui noi spesso ci incastriamo è che tendiamo a pensare che questi discorsi, che queste situazioni siano la realtà, ma come Valentina ci insegna benissimo, in realtà più che realtà sono modelli mentali. Noi siamo convinti che le cose sono così per restare, perché sono naturalmente così, ma in realtà il discorso pubblico e la ricerca della parola giusta per fare avanzare questo discorso può cambiare enormemente le cose. E qui abbiamo Sanremo, e quindi siamo già arrivati a Sanremo, perché che cosa succede quando Achille Lauro sale vestito così sul palcoscenico di Sanremo? Succede che la finestra di Overton si spalanca. E succede che il massimo della tranquillità e del comfort per mamme, nonne, casalinghe di Voghera, cioè la situazione in cui l'italianità e la famiglia è tutto sotto controllo, esplode. E in pochi minuti la società italiana cambia. Ecco, io trovo queste cose meravigliose, cioè mi emoziono a dirlo, a prescindere da come la si pensi su di lui come artista, sull'operazione, Gucci che c'è dietro, tutto quello che volete, ma è uno degli esempi più belli, recenti, di come con l'apparizione di un mago, perché vestito così, con questi draghi, ovviamente richiama tutti i simboli di cui stiamo parlando, noi riapriamo il discorso all'improvviso e cambiano le cose, che è un po', se volete, anche quello che è successo con molte cose che noi credevamo di sapere sul digitale. Io stessa ho confessato di recente che se a gennaio 2020 mi avessero dato la bacchetta magica, mi avessero detto fai sparire una tecnologia, io avrei fatto scomparire la videochiamata. Ok, quanto mi sento stupida oggi. Senza videochiamata il mio fatturato 2020 sarebbe scomparso. Ma io detestavo la videochiamata ed ero convinta di farlo. Quindi il passaggio, il cambiamento dal Big Bang, il grande Omma, il mondo che si popola e le cose che sembrano fatte in un certo modo, vediamo che comunque ha una possibilità di evoluzione o progettata, in questo caso un'iniziativa di comunicazione molto ben fatta, o comunque che dipende da noi in un qualche senso. Pensiamo a una cosa che ovviamente non è voluta, no? Questo è un messaggio che ho visto, aveva ritwittato anche Valentina, che fa molto ridere, tornando a bomba al nostro lavoro. Sei già in un'altra famiglia, puoi essere in una famiglia alla volta, e già fa già sorridere, ma puoi cambiare famiglia solo una volta all'anno. È ovviamente un errore di copywriting, un tecnicismo con un messaggio sbagliato. Ma nello stesso tempo, se lo vediamo in questo contesto, può assolutamente avere senso, no? L'idea che il cambiamento, che l'abbonamento a un servizio che prevede l'abbonamento familiare possa comunque far entrare nella testa di qualcuno l'idea che si possa cambiare famiglia come quando si vuole, è un'altra cosa che magari quest'anno abbiamo tutti un po' sognato in alcuni momenti, no? Di poter switch families e andare altrove. Ma torniamo sulla Overton Window, perché è un concetto veramente molto molto importante, perché prima di tutto la va in tutte e due le direzioni, quindi va verso il progressismo, va verso la conservazione, va verso una minore libertà, va verso una maggiore libertà, ma quello che è non pensabile, radicale, accettabile, possibile, popolare o addirittura legalizzato, cioè normato, è la stessa cosa in entrambi i versi. Quindi noi potremmo dire che è unthinkable in Italia essere tutti armati o radical, e che questa è una cosa che potrebbe cambiare da un momento all'altro, speriamo di no, ed è una cosa che invece è popular, se non policy, negli Stati Uniti. Ma il passaggio tra quello che appunto si può fare, si può pensare e si può dire, per me è molto vicino. E quindi ci avviciniamo un po' al cuore del discorso che voglio provare a fare con voi,
proprio sulla il passaggio tra unthinkable o indicibile Voldemort, oppure indicibile o non ancora detto, perché nessuno ha trovato la parola. Quello che veramente cambia la società è quando noi troviamo una parola o più parole per esprimere un concetto che è già affiorato in molte persone, magari perché è stato costruito nel tempo. E quindi abbiamo, anche se volete, un dovere da un certo punto di vista per trovare questa parola, perché spesso noi riteniamo che la comunicazione, che il copywriting in particolare, ma tutto quello che è comunicazione, sia una competenza in sé, cioè sia una competenza che cambia le cose. In realtà, come ci spiega bene per esempio George Lakoff con Non pensare all'elefante, che è uno dei testi più importanti per approfondire questo tipo di ragionamenti, la capacità di un comunicatore è quella di sintetizzare un sentire comune che già esiste, ma che non è compreso finché non è detto. E quindi torniamo sempre un po' al nostro inizio. Quindi, appunto, Lakoff dice: è difficile dire cose che gli altri non sono pronti ad ascoltare, cose che non sono già state ripetute centinaia di volte. Il motivo per cui Achille Lauro è potuto arrivare sul palco, oppure noi possiamo dare dei nomi a qualcosa che prima non era neanche nell'orizzonte dei sogni più sfrenati, è che questi discorsi, magari in privato, magari in piccoli gruppi, magari appunto sui social media, cominciano a essere ripetute, passate di bocca in bocca, arrivate alla coscienza comune, ma diventano vere solo quando qualcuno trova la parola per chiamarla. Infatti le parole per dirle è anche un po' un modo di dire, no? Che io uso spesso. Quando qualcuno descrive con precisione una cosa che magari io ho sulla punta della lingua, che è un altro modo di dire, la sensazione di pezzo mancante, no? Di cosa che va a posto è veramente estremamente forte. Faccio un esempio, appunto avevo anticipato il politicamente scorretto, questo è un grafico che ho trovato che mi ha fatto molto sorridere, un po' perché io non amo Excel, e quindi qual è la sovrapposizione tra l'INSEL ed Excel per fare la rima? Entrambi pensano, sbagliando, che sia un appuntamento, un dato, quindi un gioco di parole sulla stessa parola polisemantica. Ma perché è interessante tirare fuori INSEL o CIS o TERF o tutte le parole che in questo momento popolano il linguaggio che Alice conosce molto bene? Perché sono tutte parole per esprimere qualcosa che prima non sapevamo dire e che probabilmente siamo arrivati a un punto, e questo potrebbe essere un dibattito interessante anche da fare a più voci, in cui abbiamo esaurito l'utilità di queste parole e stiamo cominciando a non capirci più, quindi stiamo cominciando a parlare solo in sigle di varie fazioni ormai, e quindi non essere più utili. In particolare incella o incella, che non so bene neanche come pronunciare, che vuol dire zitello, quindi una parola che di fatto non esisteva perché scapolo aveva una connotazione positiva e non negativa, è una parola molto violenta. E quindi di nuovo torno alla magia, per me è così importante il riferimento quotidiano alla magia, perché nel momento in cui tu ti qualifichi o qualifichi qualcun altro con la parola giusta ma svilente, tu ovviamente stai o usando la magia nera, il lato oscuro della forza, oppure stai, che è ancora peggio, involontariamente facendo una magia sbagliata. E quindi stai categorizzando e creando un problema a un insieme di persone, in questo caso aumentando la loro rabbia sociale. Quindi con una paroletta fatta di un acronimo tra due espressioni più lunghe. Quindi il nostro potere di creatori di parole è veramente spaventoso. E in altri casi le parole che sono state create, che sono diventate di uso comune, appunto che noi ormai le confondiamo con la realtà, sono appunto parole che arrivano solo al loro significato solo quando la società è pronta per digerirle. Per esempio, infante è una parola che ho scoperto venire dal persiano, dalla parola fari, che vuol dire parlare, e l'infante è banalmente chi non è in grado di parlare.
ma l'infanzia è un soggetto, un termine, una definizione, uno stato letteralmente inventato culturalmente, socialmente, antropologicamente negli ultimi secoli. Fino al Medioevo, infanzia, adolescenza, età adulta non erano assolutamente distinte. Il motivo per cui noi magari non ridiamo quando vediamo le condizioni in cui i bambini erano costretti a lavorare o le spose giovani di 10, 11, 12 anni è che non c'era nessuna condizione sociale di uno stato di questo tipo. Non, nel momento in cui arriva la parola per definirlo, quindi per definire lo stato di non avere ancora la piena cognizione delle proprie parole, quindi non essere in grado di parlare, si crea un mondo che per noi oggi è indiscutibile. Cioè che l'infanzia sia uno stato da proteggere e da tutelare al di là della sopravvivenza, come antropologicamente, come era in passato, è un concetto intoccabile e per fortuna ovviamente questo è uno di quei casi positivi e non negativi. Però di nuovo è una parola che fa collassare come uno stato fisico un qualche cosa e che funziona solo nel momento in cui la società è pronta per accettarlo, esattamente come per il suo seguito che è adolescenza. Questa è una delle prime descrizioni dell'adolescenza che è di Shakespeare, ma non esisteva la parola. Quindi Shakespeare diceva: vorrei che non ci fosse età di mezzo tra i 10 e i 23 anni o che gioventù dormisse tutto questo intervallo, cosa che chiunque ha figli ovviamente pensa e ogni minuto, perché ovviamente è un'età, detta anche l'età ingrata, no? Vedete com'è. Le parole ci tornano utili, ma quello che è interessante è che Shakespeare aveva indovinato una scoperta delle neuroscienze che sarebbe arrivata secoli dopo, per cui la parola è arrivata più o meno nel secolo scorso in tutta la sua definizione, ma perché 23 anni? Perché il cervello umano finisce di consolidarsi e di crescere tra i 23 e i 24 anni. Quindi quando noi diciamo che i ragazzi non hanno la testa per prendere certe decisioni o per ragionare, stiamo dicendo in realtà una verità scientificamente basata, per quanto con le neuroscienze si sia sempre un po' al confine, ma un qualche cosa che appunto Shakespeare aveva intuito situando perfettamente l'età, cosa che io trovo straordinariamente interessante. Ma anche l'adolescenza, come l'infanzia, come la genitorialità, come l'idea di matrimonio come elemento di, diciamo, di romantico, come la parola stessa romantico. Io penso che magari qualcuna di voi, come me, sia stata un po' delusa quando studiando il romanticismo ha scoperto che il romanticismo aveva molto più a che fare con l'amor di patria che con l'innamoramento, no? Quindi il modo in cui noi creiamo delle immagini mentali, dei modelli mentali su determinate situazioni, a volte è aiutato, favorito, fatto nascere dalle parole, a volte è complicato dalle parole. Un bellissimo libro di Hobsbawm che vi consiglio sempre per aggiornare, rinfrescare i modelli mentali con cui lavoriamo, si chiama La tradizione inventata. Quindi Hobsbawm, che è uno storico straordinario, va a caccia di tutto quello che noi erroneamente riteniamo vero, culturalmente vero, naturalmente vero, e che invece sono pratiche abbastanza giovani. Chi studia le religioni sa, per esempio, che, di nuovo sarà un po' blasfema, Madonna, Santi e tutta la compagnia sono invenzioni recenti, cioè non c'erano nella, diciamo, nel modello di, nella configurazione di base. E questo è vero per tantissime cose che noi oggi riteniamo tradizione. Torno appunto all'età in cui è giusto sposarsi, l'età in cui era giusto sposarsi fino a un minuto fa era 14 anni. Maria Antonietta va a sposa e incontra il suo destino a 14 anni. Quando ho visto il film, questa ragazzina che si spoglia di tutta la sua vita e va in un mondo sconosciuto, te le scordi le brioche, e capisci veramente che cosa voleva dire. Ma noi siamo circondati da frame, e quindi cominciamo appunto a usare la parola che più mi sta a cuore stasera, da frame soprattutto conservatori
che contano sul fatto che tutto quello che è regolato, regolare, preciso, chiuso, possa facilmente essere scambiato con rituali o con tradizioni. E quindi passare quasi per, dico legge, ma sicuramente consuetudine, e quindi regolare molto di più la società. E questo è un po' il lavoro con cui io quotidianamente mi scontro, sia nella gestione cliente, si è sempre fatto così, e queste sono le cose che vanno fatte in questo modo, e noi siamo una banca e non siamo un sexy shop, e quindi parliamo in un certo modo. E questa idea proprio di cose che vanno avanti nello stesso modo da tanti secoli è quasi sempre sbagliata. E quindi questo straordinario lavoro storico in cui Osborne va proprio a cercare tutto quello che è molto più recente di quanto ci sembri. E cominciamo a vedere un pochino quali sono i termini tecnici per definire queste cose che finora vi ho descritto in modo un po' immaginifico. Sono in particolare due modi di funzionamento del nostro cervello, che appunto funziona per impressioni, per costruzioni, per modelli mentali, certo non assorbe la realtà così com'è, e il priming è probabilmente quello che sperimentiamo un po' tutti a partire dal famoso esperimento della vedere dell'anatrocolo che sbaglia la mamma e segue la realtà sbagliata, perché priming vuol dire semplicemente condizionamento, innesco, ma ha molto a che fare con le parole e con, in alcuni casi, le manipolazioni. Ho scelto di usare pochi esempi più, insomma, vicini al nostro lavoro quotidiano, però questo a me sembra sempre troppo bello per essere vero, perché non sembra un dark pattern. Cioè, non sembra così sbagliato, però caspita, no, non sono un freelance, ma che dolore è, no? Una cosa free, una cosa master, una cosa free, me lo ripeti 2 volte in 3 righe e risparmio $100 e poi come faccio a rinunciare? Mento, ok? Questo è un priming. Ti ho detto che ti davo una cosa gratis, ti ho detto il valore di questa cosa. E non me ne frega niente che tu sei un freelancer o non sei un freelancer, è semplicemente un modo per costruire, per rafforzare ancora di più questo primo istinto che io ho ogni volta che ne vediamo la parola free, che è un prime classico e tradizionale. Ma ci sono dei prime anche un po' più divertenti. Questo è un vecchissimo articolo che non so se qualcuno di voi ricorda o ha letto della BBC, e qui c'è. La didascalia dice che coprirsi il collo è un elemento centrale del benessere degli italiani. L'autrice dell'articolo vive in Italia, quindi parte con questa cosa, e poi scrive questa cosa meravigliosa, cioè che io trovo veramente deliziosa, al di là della. Ma non è che la conoscenza dell'anatomia fa male alla salute? Perché cioè, diciamo, la conclusione a cui arriva questa giornalista che vive in Italia è che gli inglesi si ammalano meno perché non sanno come si chiamano le parti del corpo, in particolare la cervicale, che è quello a cui lei vuole arrivare. E in questa cosa qui c'è una componente di verità, nel senso che questa è la sua conclusione, dice: gli italiani vengono cresciuti nella paura delle malattie. E non sudare, è il colpo d'aria, non prendere freddo, non bere dopo. Io mi ricordo, sono cresciuta nella scuola della non bere mentre stai facendo sport, cioè praticamente un'adolescenza disidratata perché ai tempi si era convinti che fosse pericolosissimo bere quando eri sudato. Quindi noi cresciamo terrorizzati. E lei dice: invece la nostra ignoranza dell'esistenza di questi problemi di salute ci rende forti e senza paura. Ora, questo articolo qua ha fatto ridere tutti e continua a far ridere tutti ogni volta che lo leggo e rido. Provate a capovolgere questo priming della fregarsene dei rischi di salute in situazione Covid. Parlate con qualcuno che vive o che abita adesso nel Regno Unito e loro non riescono a difendersi dal rischio di malattia perché non hanno il priming, cioè non hanno questo condizionamento. Noi siamo, come dice un mio amico inglese, disinfettati, non puliti,
loro non hanno la cultura della prevenzione sanitaria ed è un problema. Questo lo dico per cominciare comunque a sottolineare che mentre di solito noi parliamo male di questi condizionamenti e quindi li consideriamo dei bias, li consideriamo delle fallacie logiche, in realtà come tutto quello che riguarda il linguaggio hanno aspetti negativi e aspetti positivi. Quindi è vero che noi italiani veniamo cresciuti nella nostra mente del terrore di ammalarsi, ma è anche vero che in una situazione di rischio sanitario noi siamo preparati a proteggerci dalle malattie. Poi non va benissimo neanche qui, ovviamente, però comunque è un atteggiamento diverso. Altro esempio di priming molto frequente, soprattutto per chi fa ricerche in rete, i bugiardini delle malattie. Io un anno fa ho dovuto fare una lunga terapia antibiotica per una malattia grave che per fortuna ho curato, ma ho fatto il primo mese, cioè alla fine del primo mese di terapia mi stavano portando dallo psichiatra, finché un infermiere in gamba mi fa: ma hai letto il bugiardino? E io: sì. No! Io ovviamente mi sentivo tutti i sintomi dei possibili effetti collaterali del bugiardino, compreso, come qui non so si vede, casi molto rari di morte improvvisa. Ecco, voi capite che se voi prendete, oppure il farmaco dell'ansia, che ha tra gli effetti collaterali l'ansia, la lingua nera che appare coperta di peli, perché insomma a me piace sempre cercare di ridere anche delle cose tragiche, quindi io probabilmente avrei passato tutto il tempo di assunzione del farmaco a guardarmi la lingua nello specchio, ma questo è priming. Quando qualcuno, altra cosa che non dovrei dire, perché se io dico pidocchi, io mi gratto, e probabilmente anche voi vi grattate, ok? Il nostro cervello funziona così. Allora, di nuovo, il mio invito è: conosciamo tutti i meccanismi negativi. Dobbiamo iniziare a lavorare sui meccanismi positivi, che è quello che dice Lakoff. Cioè Lakoff ha scritto un libro per salvare i progressisti e i repubblicani, si è ritrovato Trump, che ha usato molto bene le sue tecniche per vincere le elezioni. E quindi sono tecniche che possono benissimo essere usate per risultati positivi. Dobbiamo ovviamente conoscerle e quindi non dare per scontato che siano sempre condizionamenti negativi. Il negativo e il positivo dipende dal mago che c'è dietro e non tanto dalla tecnica in sé. La vediamo usare quasi sempre molto male. Questa cosa che molto frequente si legge, ho scattato un titolo ancora peggio perché non volevo avvicinarmi a una cosa così orrenda neanche facendo uno screenshot per parlarne male, ma questo è un priming nei confronti dei ragazzi. Se noi continuiamo a ripetere ai ragazzi o a parlare quando magari pensiamo che loro non ci sentano, del fatto che sono fregati e che non impareranno mai più l'analisi del periodo perché hanno fatto male la seconda media, ci credono. E questo crea una situazione che chi conosce la psicologia si chiama profezia che si autoavvera, che è pericolosissima. Quindi noi dobbiamo fare molta attenzione, qui siamo al confine tra priming e framing, che vediamo tra un attimo, perché un priming è: io ti depotenzio, ok? È come dire a qualcuno che qualcosa è troppo difficile per te, che non ce la puoi fare, che a distanza impari un po' meno e sei fregato. Cioè, quello che io non capisco è: ma se questi ragazzi, cioè non è che uno alcune cose le impara solo a febbraio e marzo della seconda media, può impararle anche l'anno dopo. Non è che se uno perde, fa male il primo anno di università, ha perso l'università. Ma il priming, detto che sta passando per la maggiore, è: questi ragazzi sono rovinati per sempre. Questo è maligno. Scusate se resto nell'area semantica del religioso mistico maghi, però è veramente un discorso che mette in pericolo la società e quindi per me è veramente preoccupante. Il framing, come vedremo, sono due tecniche che spesso viaggiano insieme con una piccola differenza che poi vediamo alla fine. Il framing vuol dire letteralmente inquadrare, incorniciare e scegliere solo un pezzo del contesto. E questa foto è probabilmente uno dei casi letterali di framing più noto,
perché è una classica foto, tra l'altro in buona fede, pubblicata in buona fede, in cui viene detto che questo ragazzo di 4 anni è stato separato dalla sua famiglia e soccorso nel deserto. Ecco, io dico che è letteralmente un framing, perché la situazione in cui è stata scattata la foto in realtà era questa. E quindi il bambino non era da solo, era a distanza di sicurezza ancora dalla sua, dal suo gruppo e dalla sua famiglia, ma il ritaglio della foto ci fa chiaramente pensare a una situazione completamente diversa. Ecco, noi siamo continuamente esposti visivamente, ma anche linguisticamente, a ritagli di questo tipo, a passaggi in cui ci fanno vedere solo un pezzettino della realtà e tagliano fuori tutto il resto. E di nuovo, questo è un modo di comunicare, di usare il linguaggio visivo, usato quasi sempre a fin di male, quindi non per informare, ma che in sé non ha una connotazione. Può essere usato anche per attirare l'attenzione su un aspetto che invece, torno all'apertura della finestra di Overton, ci aiuta a parlare di cose di cui non si poteva parlare. Tutta la polemica femministe, TERF, trans, aiuta comunque moltissime persone, me compresa, a avvicinarmi a vite e modi di vivere e a problemi che magari mi erano molto più lontani prima, per effetto paradosso, no? È talmente violenta questa polemica che a me avvicina al gruppo oggetto di polemica. Il problema dei framing, come dice molto bene Lakoff, che è un po' la sua tesi principale, è che parlare di un frame lo rafforza. E quindi quando Salvini dice che dobbiamo tenere chiusi i porti perché siamo invasi dai migranti o dai clandestini, anzi direbbe lui, e gli altri gli dicono no, non è vero che siamo invasi dai clandestini, stanno attivando e rinforzando il discorso che ha scelto Salvini. E quindi la soluzione di uscita dal frame è il reframing, cioè il trovare un altro discorso, ma mai negare il discorso che si è appunto, che è stato iniziato da qualcuno. È il motivo per cui è così deleterio criticare, prendere in giro, condividere, rilanciare quello che determinati politici comunicano, perché in quel caso non si fa, anche se noi crediamo di stare ironizzando, di stare ridendo, di magari anche di svarioni, la classica foto dove è sbagliata la città dietro e milioni di persone condividono quella foto, non fa altro che in quel caso confermare il frame, guarda questi che stanno a guardare il capello, e invece delle cose importanti. Quindi è uno degli aspetti più tricky, mi viene da dire, mi viene la parola in italiano, della gestione di questo tipo di condizionamenti. Non devo entrare in quel campo di discorso lì, devo trovarne un altro. Il lavoro di appunto cambiare il tono, il linguaggio, non è quello di portare i fatti, non è quello di confutare, ma deve essere sempre quello di cambiare proprio completamente il discorso. Un esempio di frame tipico, e qui anche per fare una risata, mi fa sempre ridere quando Facebook mi fa i complimenti perché sono amica di mio marito. Cioè, è una cosa che credo succeda un po' a tutti, no? Perché tu e Filippo Pretorani, amici da settembre 2008, 1295 amici in comune, ed esce una volta all'anno l'anniversario della cosa in cui Facebook ci dice vi frequentate proprio un casino, no? E te vedo a dire sì, viviamo insieme, siamo sposati, lo sai. Ma l'ironia su questo tipo di appunto di errori, sullo stesso mislabel che non è altro di amici di Facebook, che non sono amici, è chiaro a tutti che io non ho 4.900 amici, ma sono tutti esempi di discorsi fatti da tempo che sono controproducenti rispetto a quello che poteva essere un mio obiettivo di spiegare che è chiaro che non ho 4.900 amici, hanno sbagliato l'etichetta della parola. Ma fa sempre parte del rinforzo di un framing. Ho smesso di parlarne. Ho smesso di parlarne perché ho rifiutato di entrare in quel tema lì. Vado un po' avanti perché
dovrei riuscire a finire nei tempi, ma comunque ho ancora un pezzettino di cose che ci tengo a dire, proprio per non finire completamente da solo quella che parla dei maghi e dei draghi, perché non è così. Quindi ricordatevi questa cosa, perché è veramente pericolosissima. Io ogni tanto discuto con mie amiche, con attiviste, che pazientemente passano le giornate a discutere con tutti quelli che commentano, senza accettare il fatto che quello è farsi rinchiudere nel frame altrui. Io la chiamo la ruota del criceto, giusto per usare un'immagine. Penso che scendi dalla ruota del criceto e parla d'altro, parla a chi ti vuoi ascoltare. Com'è. Altro esempio di framing molto sottile, perché ovviamente non sempre è evidente, ok che i crimini informatici costeranno alle aziende 1.000 miliardi, qual è l'immagine che manca? Quanto costa il crimine alle aziende? Perché se il crimine alle aziende costa 10.000 miliardi, allora il crimine informatico è una parte importante ma ridotta. Se il crimine costa alle aziende 100 milioni, allora è veramente un problema. Quindi in questo caso il frame mi impedisce proprio di capire il problema effettivo e quindi di avere l'informazione corretta. Quello che, sempre per citando Lakoff, ci serve proprio come strumento professionale e come, pensate quando si è cominciato a parlare di user experience writing o copywriting, mancava la parola per dirlo, ok? Io continuavo a dirlo, guardate che voi vi preoccupate dei testi sbagliati, vi ossessionate con i post su Facebook e le vostre mail transazionali fanno schifo, ma mail transazionali non è sexy come parola. User experience copywriting è un po' più, e anche è più preciso. Però Lakoff ci dice, cioè, ciò che manca non sono le parole, sono le idee. Quindi quello che manca a molti nostri clienti non è la parola per spiegargli l'importanza di prendersi cura dei testi, è l'idea dell'importanza delle parole per comunicare. Un po' perché un altro frame recita che ormai tanto sono tutte fotografie. Poi vai su Instagram, e su Instagram che cosa stanno facendo la maggior parte degli influencer? Delle fantastiche card di testo impaginato su colori pastello, ma il frame è ormai sono solo immagini. Allora, siamo circondati, a volte invasi da queste cose, ma il mio invito è appunto quello di, prima di occuparci delle parole, lavoriamo sulle idee, che poi è anche un modo per fare dei progetti più interessanti, no? Quelli in cui si fa il progetto e il copywriting, e non solo il copy. A questo punto posso svelarvi che frame possiamo anche tradurlo come modello mentale, okay? Nel senso in cui lo usa Lakoff, cioè proprio il vissuto delle persone a cui parliamo che dobbiamo conoscere per essere più efficaci, ma cominciamo a vederlo anche nei suoi effetti pubblici, sociopolitici, e non solo quelli legati a quello che facciamo. E qui, diciamo, due esempi, vabbè, non giudichiamo, non valutiamo, valutiamo l'efficacia. Sono tre esempi di framing straordinariamente efficace, mettiamola così. Ma se Salvini avesse detto prima agli italiani, a una società sana, serena, soddisfatta, convinta di vivere in una democrazia e senza nessun senso di rivincita, senza nessun bisogno di rivincita, prima agli italiani, ma prima di chi? Ok? Cioè, questo è l'esempio per me migliore di che cosa vuol dire sotto le parole ci sono le idee. Prima gli italiani punta sul fatto che molti italiani si sentono secondi, si sentono insomma, lasciati indietro, esattamente come con l'America. Make America Great Again, che cosa vuol dire? Vuol dire che i negri, scusatemi, ma ovviamente capite perché lo dico, hanno rovinato il paese, come dicevamo noi. E il fatto che l'America magari non era andata indietro, andata avanti, cambiata, ahimè, è totalmente irrilevante. Make America Great Again, tutti quelli che si sentivano in difficoltà, dai progressisti, dai democratici, dalla diversity, dalla wokeness, da tutto quello che dà fastidio ai conservatori, hanno votato Trump. Avrebbero votato anche Darth Vader probabilmente, cioè, perché volevano sentirsi rinforzare quell'idea lì. Il caso di Kamala Harris è un po' più
divertente per me, anche perché io amo moltissimo Nike e la comunicazione di Nike, ma è straordinario. We did it con la felpa Nike, ma mi da dire, ma l'hanno pagata? Si è resa conto? O è un esempio perfetto di indovinare un discorso, un frame anche politicamente? Perché ovviamente Nike, come probabilmente sapete, è anche molto attiva politicamente, quindi non è solo un brand di articoli sportivi. Però questi sono tutti esempi di casi in cui il linguaggio, la parola funziona perché intercetta un'idea trasversale che non ha bisogno di essere spiegata. Perché se noi dobbiamo spiegare, e questo lo sapete meglio di me, non stiamo facendo bene il nostro lavoro. Quindi arrivo alla, diciamo, conclusione, poi spero che ci siano un po' di domande, quindi di discutere un po' sulle cose di cui vi ho parlato. Prima di tutto, una proprio priming e framing, dicevo prima, funzionano bene insieme. Si dice, per semplificare, ma è abbastanza vero, che il priming ha più a che fare con il cosa, quindi con le informazioni che noi passiamo, il framing con il come, quindi con la forma che prendono queste informazioni. E quindi funzioni, li trovate spesso anche nella letteratura, se volete approfondire, li trovate spesso insieme. Io le considero magie bianche, perché la magia bianco-nera dipende dal mago e non dipende dalla formula magica. È un esempio di magia di linguaggio molto semplice, l'ho ritrovata nel Coltellino svizzero di Anna Maria Testa, che è un libro molto bello che vi consiglio, come quasi tutto quello che, come tutto quello che scrive Anna Maria Testa. Ma questo mi ha colpito per la sua semplicità, cioè io ho proprio detto, ma caspita, ma come ho fatto a non pensarci? Perché lei dice, i verbi servili, quelli che abbiamo studiato, servili o modali, quindi devo, voglio, posso, so, cambiano il modo in cui noi vediamo le cose che dobbiamo fare. E quindi se parliamo di magia bianca e se pensiamo alle cose che vogliamo far succedere, dire che io posso fare qualcosa è molto diverso dire che io devo fare qualcosa. Ma noi quasi sempre diciamo devo, anche quando scriviamo. Per comprare devi iscriverti. Puoi comprare e vuoi iscriverti. Vuoi comprare e devi iscriverti, funziona già meglio. Ma il semplice cambio del verbo modale, in particolare con sapere, purtroppo sapere non è un verbo bellissimo in italiano, quindi è meno sonoro, è meno facile da usare. Però questo è un piccolo esempio di come a volte la magia bianca funziona veramente con un piccolissimo spostamento, soprattutto da devo a posso. Questo è la piccola magia che ricorda Anna Maria Testa. La sintesi di tutto quello che vi ho raccontato, che spero vi abbia incuriosito o comunque vi abbia stimolato in qualche modo, è quello che per me è uno dei segreti meglio custoditi della comunicazione, che è la funzione performativa del linguaggio. È una cosa che mi colpisce, che all'università, io ho studiato relazioni pubbliche, quindi ho studiato per fare il mio lavoro, e il libro La pragmatica della comunicazione umana non era uno dei libri di testo. È un libro che mi è stato passato quasi sotto banco durante un seminario per caso. Ma è un libro che un comunicatore non può non leggere, nel senso che noi facciamo pragmatica della comunicazione, noi non facciamo comunicazione. Questo libro qua, invece, che è un romanzo, che vi consiglio perché è un poliziesco, quindi un giallo, anche abbastanza divertente, ed è un giallo in cui all'inizio viene ucciso Roland Barthes. Viene messo sotto con una macchina e piano piano si capisce che è stato ucciso perché aveva il segreto della settima funzione del linguaggio. Ora, è un libro, secondo me, geniale perché, prima di tutto, è un bigino di semiotica. E i semiotici, non so perché, per quale maledizione, scrivono male. Ora, di solito faccio incazzare qualcuno quando dico questa cosa. Però, non so, e infatti Eco, quando voleva scrivere qualcosa di più comprensibile, scriveva un romanzo. C'è questo paradosso per cui chi si occupa di lingua tende a non saperlo usare. Infatti Stephen Pinker, che è un neuroscienziato linguista,
ha scritto un libro proprio su come si scrive la divulgazione scientifica, lamentandosi di come scrivono tutti i suoi colleghi. E uno dei motivi per cui insomma, ha litigato con mezza accademia per questo. Ma scusate, sto divagando. È un bigino di semiotica. Quindi voi vi leggete un poliziesco che è un bigino di semiotica con un personaggio che rappresenta il sospetto che sia tutta un po' una supercazzola tipica di quando si affronta la semiotica. E spuntano Umberto Eco, spuntano Derrida, spuntano tutti i semiotici, però è molto competente dal punto di vista, diciamo, tecnico. Qual è la settima funzione del linguaggio? Perché viene ucciso Roland Barthes? Che cosa c'entra con la politica? È la funzione performativa, cioè esattamente la funzione che fa fare cose con le parole, che è l'ultima cosa appunto di cui vi parlo. Il libro, che non è altro che una raccolta di lezioni tenute ad Harvard nel 1955 da John Longshaw Austin, è scritto malissimo, non si capisce nulla. Stamattina è stato molto divertente perché ne parlavo a un laboratorio di scrittura e la mia cliente aveva capito Jane Austen invece di John Austin. Abbiamo riso tantissimo perché ci stava anche citare Jane Austen in un laboratorio di scrittura, ovviamente. Invece no, lui è John Austin, che fin dal 1955 ha cominciato a parlare di fake news anche senza citarlo, ma un libro di Eco è stato tradotto come fake news più o meno negli anni 80. Quindi in questi mondi qua tutto il gran casino che poi abbiamo fatto con le parole era già presente. Ma questa è la descrizione dell'atto linguistico. L'atto linguistico, cioè far succedere qualcosa parlando, è composto di tre gesti, direbbe Baricco, di tre movimenti, di tre componenti che sono la frase che io dico, l'obiettivo con cui la dico, quindi l'intenzione comunicativa, e l'effetto dell'atto linguistico sull'interlocutore. Per cui se io posso dire a una persona vattene con l'obiettivo di mandarlo via, è molto diverso che se gli dico vattene con l'intenzione di dire ma dai, cosa stai dicendo? La locuzione è identica, l'illocuzione e la perlocuzione sono completamente diverse. Può capitare che una persona a cui io dico ma vattene, per prenderlo in giro, che è un'espressione tarantina, quindi comunque della mia cultura, capisca che lo sto mandando via, quindi la perlocuzione è molto diversa dall'illocuzione. Perché ho scelto di chiudere questa passeggiata con John Austin? Perché la settima funzione del linguaggio è questa, è far succedere cose con le parole, quindi cambiare la realtà con le parole, è esattamente la competenza padroneggiata da buona parte dei politici, soprattutto populisti contemporanei. Perché la capacità di cambiare il modello mentale delle persone anche contro la loro cultura, la loro volontà, semplicemente trovando gli attivatori giusti, quindi quelli che abbiamo detto, l'infanzia, l'adolescenza e altre parole meno simpatiche, è esattamente quello che sono particolarmente capaci di fare politici, venditori, alcuni formatori, alcuni consulenti, e quindi la perlocuzione come effetto non tanto del passaggio di informazioni, ma proprio dell'azione che avviene. Quello che trovo molto interessante è che Austin definiva condizioni di felicità la situazione in cui l'atto linguistico avveniva. Quindi se l'atto illocutorio raggiungeva le sue conseguenze e quindi diciamo, svolgeva l'azione per cui veniva detto, veniva per Austin detto felice. Lui usava la parola latina, quindi felicity and non happiness. La cosa interessante è che già nel 1955 Austin diceva non è necessario che una locuzione per essere felice sia vera. E poi questa l'ho trovata una cosa, cioè le condizioni di verità e le condizioni di felicità di un atto linguistico non sono legate. Per cui noi sappiamo, per come funziona il linguaggio, che quando troviamo una formulazione che fa succedere quello che vogliamo,
nella testa, e per noi appunto che amiamo approfondire questo aspetto, sappiamo quanto è importante quello che succede nella comprensione dell'altro, la verità, il fatto, la base, il fondamento di quello che viene detto è secondario rispetto alla forza dell'obiettivo sulla mia volontà. E quindi per Austin condizioni di felicità e condizioni di verità già nel 1955 erano slegate. E vi lascio con un po' di esempi di attivistici, giusto per capire di cosa parliamo, perché sono argomenti abbastanza poco sfruttati, poco... se ne parliamo troppo poco, e di solito si fa sempre l'esempio di battezzare la nave, ok? Ma quello è un atto linguistico abbastanza irrilevante. In realtà gli atti linguistici è pieno il nostro, la nostra giornata, soprattutto quando scriviamo. Quindi un commento, per esempio, su Facebook è un doppio atto linguistico, perché il semplice atto di commentare qualunque cosa io dico è una forma di attenzione. È una forma di relazione. Il like è un atto linguistico, la non risposta a una mail, a un WhatsApp con la spunta visualizzata è un atto linguistico, cioè noi siamo immersi negli atti linguistici eppure non li conosciamo, per cui ho scelto di dedicare un po' delle mie energie anche a questo aspetto, perché sono letteralmente frasi, locuzioni che cambiano la realtà e quindi io posso dirti credo in te, posso dirti non mi fido assolutamente di te, posso dirti è interessante quello che dici ma non credo sia possibile realizzarlo, posso dirti vattene, posso dirti facciamolo, posso dirti non succederà mai, posso dirti ti lascio, posso dirti ti ho tradito, posso dirti ho letto il tuo libro e non averlo fatto. Tutte queste frasi semplicissime cambiano la realtà in cui noi interagiamo e posso dirti ho fatto il bonifico, posso dirti il tuo abbonamento è stato attivato e non so se vi è mai capitato per esempio di avere a che fare con offerte che Apple non ha recepito, tutti questi che la piattaforma è disperata perché non sa più come farti pagare quello che voleva e quindi si inventa delle cose, sono tutti atti linguistici. Il nostro lavoro quotidiano atto linguistico, quindi vale veramente la pena di approfondirli. Ovviamente uno dei più famosi è il dichiarativo vi dichiaro marito e moglie, ma anche successo di Trenitalia è un atto linguistico. Avete presente quando in un altro mondo prenotavamo dei treni e Trenitalia diceva complimenti, SMS inviato e tu dicevi wow, mi hanno inviato, ecco quello è un atto linguistico. Quindi vale veramente la pena di dedicare un po' di attenzione a questo signore che comunque aveva veramente visto molto lontano. E l'ultimo atto linguistico è quello espressivo, quindi io compio un atto linguistico dicendo vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, quindi usiamo il linguaggio per fare meta comunicazione di quello che ci stiamo dicendo e a questo punto mi taccio, bevo e appunto spero che ci siano un po' di domande perché vedo una chat con tantissime cose, ma nella foga non ho avuto il tempo di non preoccuparti, te le leggo io, te le do tutte quante perché le ho viste. Io volevo dire soltanto una cosa, che ti si vuole tantissimo bene, ti si vuole anche qui la forma, ti vogliamo tantissimo bene. Anche se ho sforato enormemente. Non ti preoccupare, perché è stato veramente un sequestro di persona, ma in senso positivo, nel senso che ci hai rapito, siamo entrati. E tra l'altro io ti ringrazio personalmente perché io ho fatto filosofia del linguaggio, ho studiato all'università e per me quando sento citare veramente sei andata da Wittgenstein fino a Lakoff, hai anche tirato in ballo Jerome Tre uomini in barca, ma chi sei? Cioè veramente la signora proprio del linguaggio. Ok, ci sono delle domande, te le faccio e abbiamo più o meno 5 minuti, dai. 10 al massimo, però te le voglio fare perché ce ne sono. Allora, dice Nicola, esistono dei modelli ad hoc per dare i feedback? Quanto è importante l'uso della lingua e di atti linguistici in questo caso, ad esempio? Adesso io quali fosse il caso non lo so, però diciamo, qual era il caso, Nicola?
Nicola non ci risponde. Comunque, c'è, eccomi. Scrivilo. Non c'era un caso in realtà, Vale, nel caso di dare feedback, cioè l'utilizzo della lingua e di arti linguistici per dare feedback proprio, intendevo. Ok. Quindi, ma per dare feedback... Feedback lavorativi, feedback... Sì, esatto. Sì. Allora, siamo nel campo del dichiarativo, comunque, della, quello che in sintesi potremmo definire generativo, e quindi... Sicuramente va protetta la redazione, quello che spesso manca, quindi dicevo anche l'atto mancato è un atto linguistico e il feedback peggiore è sicuramente la non risposta, ma nella risposta negativa quello che è più importante dal punto di vista proprio dell'atto è il prendersi, proteggere la redazione a prescindere da quello che si vuole dire, quindi qualunque cosa venga detta e fatta deve essere una, insomma, anche un prendersi cura dell'altro. Se poi il feedback è positivo, invece, anche in questo caso, comunque si può costruire, cominciare a costruire qualcosa dando quello che viene definito un rinforzo positivo, perché qui comunque c'è anche un pochino di PNL, ma la PNL è quella sana, non quella male. Che ahimè la maggior parte, però, diciamo la prima parola non ce l'ho mai la prima, esatto, Paolo Alto. sì questo, per esempio il ricalco della prima scuola di Paolo Alto continua a essere una forma prima di tutto di cortesia, e se pensate al customer care, un cliente dà del lei e tu rispondi dando del tu perché nelle tue linee guida c'è scritto che bisogna essere informali, no. Cioè io ti parlo come tu mi hai parlato per evitare problemi ben più gravi dopo. Questa è proprio una base, però molto spesso si fanno errori di questo tipo. Ok, un'altra domanda per te. Chiede Melania, non ho capito bene il meccanismo per combattere il framing. Ho capito giusto che bisogna cambiare discorso o lasciare perdere. E se il tema in generale è qualcosa di cui vogliamo parlare, c'è bisogno di parlare. Onestamente è una domanda che io non ho capito, però Melania, se ce la vuoi rifare, tu l'hai capita, ok, perfetto. Io l'ho capito, E ho anche una risposta bellissima con due parole precise che ha coniato un mio amico che è Alberto Pugliafito, e lui li definisce contenuti anticorpo. Quindi per uscire da un framing in cui non dobbiamo entrare, a cui non dobbiamo cedere, la soluzione non è abbandonare il discorso, ma è iniziare un altro discorso. Vi faccio un esempio relativo ai, dov'è Alice che me la sono persa, e qui ai contenuti inclusivi. Passare la vita a litigare con quelli che dicono ma allora ministra, ma allora architetta, non serve a nessuno. Okay? Il contenuto anticorpo è... raccontare tutti i casi, tipo quello che è venuto fuori da Disney l'altro giorno della sceneggiatrice che si era resa conto di quante poche battute avevano i personaggi femminili, e quindi parlando di un film che comunque è piaciuto, raccontare un caso in cui l'attenzione non tanto al linguaggio inclusivo ma alla parità di genere ha portato a un risultato positivo. Quindi la mia opzione per uscire dal framing è sempre quella di non entrare nel confronto diretto, perché diciamocelo, se vogliamo parlare di politica, molto spesso è un confronto diretto, cioè diretto da qualcuno, non diretto nel senso di diretto, cioè si va in giro a dar fastidio alle persone, a perdere tempo, quindi io non ci sto, non entro in questo, produco altro. Quindi produco approfondimenti, produco altri discorsi, vado a parlare con persone che non che la pensano come me, ma con cui c'è un confronto, con cui c'è comunque uno stimolo. E invece entrare proprio nel dibattito, botta e risposta, così non aiuta, non contribuisce appunto alla diffusione di quel discorso. Torniamo a quello che diceva Lakoff, no? Arrivi a poter essere sintetizzata, deve essere diffusa. E quindi io preferisco parlare a più persone possibili di un'idea a cui tengo piuttosto che discutere
no, se devo usare lo schwa o no. Se non capisci il senso di questa proposta, mi dispiace, magari te lo spiego una volta, ma poi mi dedico ad altro. Non a un altro argomento, questo per completare la risposta, ad altro, ad altri, non cambio argomento, ma cambio contesto. Una domanda ce l'ho io per te, che è una cosa a cui io credo tanto personalmente, però magari poi mi dici no, non è vero, io non ci credo, ma ne dubito. Secondo te, cambiando il linguaggio, possiamo davvero cambiare le nostre abitudini? Aiuto! Vino! Dai, queste sono le domande. Allora, secondo me sì, nel senso che io la fatica che sto facendo per fare attenzione al mio linguaggio, io ho 51 anni, sono sicuramente una persona curiosa, aperta, insomma, penso sia evidente, quindi sicuramente non ho troppi condizionamenti, troppe tradizioni, troppe cose, però alcune cose io, alcuni errori li faccio. Cioè, e fare attenzione, iniziare a fare attenzione anche ora a parte gli scherzi al lavoro di Alice, di Veragheno, di tante altre persone attive da questo punto di vista, il dover fare attenzione in continuazione a quello che sto veramente dicendo, che è una fatica, che certo non è, però mi cambia. Questo, e quindi se cambia me, cambia te, cambia Valentina, cambia Ilaria, cambia tutti, e ogni giorno cambia 10 persone. Sì, l'importante è che appunto che sia una cosa, che sia un'attenzione, per dire io asterischi, tre, va così, ancora non riesco a usarli, però essendo una copywriter preferisco lavorare sul linguaggio e quindi non mi adeguo a un'indicazione, ma cerco una strada. Però caspita, a me adesso, cioè, il fatto che Veragheno abbia vinto il premio con il libro per Scienze dell'uomo, 5 anni fa vi giuro che io non me ne sarei neanche accorta, adesso mi sembra una cosa da matti. Cioè, è tutto uomo, è tutto, e quindi sì, la mia risposta è sì, ma non per forza. Ecco, quello che magari spesso, soprattutto nell'attivismo, magari un po' spinto, crea un problema peggiore della soluzione è la rabbia, no? Per esempio tu usi spesso la parola utente e io ogni volta dico non si dice utente e questo, però ti voglio bene lo stesso, quindi perché? Perché c'è un confronto, per cui un'altra cosa a cui tengo molto, non dobbiamo essere tutti d'accordo. Cioè, non è questo il punto. Il punto è prendere in considerazione le posizioni dell'altro e piano piano vedere che cosa cambia. Ma questo, appunto, se io penso a quanto è cambiato il modo di lavorare quest'anno, cioè la sorpresa che ho avuto quest'anno è stata non solo di essermi abituata io a questa situazione, ma di aver sentito psicoterapeuti, insegnanti di yoga, filosofi, persone di una certa età, a un certo punto dire, sapete che c'è, questo incontro qui non sarebbe stato possibile altrimenti. Ma anche banalmente facendo formazione, io adesso questo è un momento inquietante, io vi vedo molto meglio così. Però voglio dirti una cosa, che utente l'ha difeso tantissimo Nicola Bonora, che l'ha scritto in tutti i modi, l'utente, colui o colei che usa. Ma infatti io e Nicola abbiamo litigato su questa cosa e litigheremo per sempre. No, è un vecchio, io ho addirittura la maglietta, I'm not a user, quindi sono proprio della maglietta che era stata fatta da un designer in Icon Media Lab, che i più anziani di voi ricorderanno, l'agenzia che ho avuto piacere di lavorare, e Pietro Turi mi aveva regalato la maglietta I'm not an user, perché eravamo, ma anche lì ci scannavamo, quindi non eravamo tutti d'accordo, ma l'arrivare a definire una parola, quindi persona o utente, ma persona non è né uomo né donna, e quindi torniamo al linguaggio inclusivo, ma e poi anche accettare, riconoscere il momento in cui stiamo facendo troppo casino.
perché io in questo momento ogni tanto quando leggo appunto in quanto donna cis non mi riconosco nelle posizioni TERF e così, a me viene un po' da dire ok, no, forse dovremmo farci capire anche dal resto del mondo. C'è stata la prima fase, che è quella giustissima del bonding, per cui ci siamo capiti, abbiamo chiamato le cose, adesso dobbiamo farci capire anche dal resto del mondo e quindi fare un passaggio. Però mi sa che facciamo notte. Ecco, anche Giulia dice, sono terrorizzata dagli acronimi, anch'io li sbaglio sempre, faccio delle gaffe tremende, e quindi, però sono stati utili. Così, basta, mi taccio. No, devo tagliare perché comincio a vedere proprio il numero di persone che scende, quindi tagliamo. E anche la fame che sale. Anche la fame. Io non so come ringraziarti, veramente grazie, ci hai fatto passare del tempo splendido. Questo video domani è nel canale YouTube di Kairoska Lab, lo trovate. E il prossimo appuntamento è il 3 di febbraio con Flavia Tropia, che ci parla di qualcosa di totalmente inverso, cioè parlerà di quello che non deve fare il linguaggio, cioè del linguaggio che esclude, e l'ha chiamato UX Carogna. Probabilmente Flavia la conoscete, è una veramente persona che si occupa di retorica, se ne occupa a livello di comunicazione, e insomma sarà un altro bellissimo evento. Io ti ringrazio nuovamente, Mafe, e spero veramente che tornerai. Grazie a voi. Grazie ancora, sì. Grazie a tutti, a tutte e a tutti. Ci vediamo prestissimo. Se avete qualcosa da rilanciare su Instagram, fatelo girare, perché la prossima volta, dal 3 febbraio, andremo in streaming su YouTube e quindi lì non ci saranno problemi di biglietti. Grazie a tutti, buona serata. Ciao, grazie, ciao, grazie ancora. Grazie.